Un solo precedente tra Avellino e Cerignola al Monte Risi, quello dello scorso anno, dove i lupi furono sconfitti per 3-1. I padroni di casa, dopo aver fallito un calcio di rigore con il marocchino Chic, parato da Pane, vanno sotto nella ripresa con Russo che la sblocca. Poi una doppietta dello stesso Chic e Malcore ribaltano il risultato. Sulla seconda rete giallo-blu non poche proteste dei biancoverdi per un fallo non ravvisato sul centrale Auriletto, ora Renate. Tanti gli ex del match, a partire dal tecnico Michele Pazienza, che nella passata stagione era proprio seduto sulla panchina cerignolana, con lui anche il secondo Antonio Laporta e il preparatore atletico Leonardo Zoila, oltre ad Antonio De Cristoforo, che salterà la sfida per squalifica, 59 partite, 10 gol e 6 assist con l'Audace, e l'attaccante Michele D'Ausilio, arrivato proprio in biancoverde nello scorso mese di gennaio, dopo un anno e mezzo a Cerignola. Sul fronte opposto, il tecnico Ivan Tisci, che ha giocato ad Avellino in due annate differenti, l'esterno Agostino Rizzo, in prestito proprio dall'Avellino, il difensore Luca Martinelli, che ha giocato nel settore giovanile dei Lupi, e l'altro centrale Alessandro Ligi, 14 presenze in B con i biancoverdi nel torneo 2015-2016. Un solo precedente tra Pazienza e Tisci, vinto per 1-0 dall'Avellino grazie ad un gol di Ricciardi al photo finish. Con l'arbitro Fabrizio Cavaliere di Paola, che dirigerà il match di domani, i lupi hanno ottenuto 3 vittorie, un pareggio e uno stop. L'ultima volta che il fischietto calabrese ha diretto i biancoverdi è arrivato un successo per 4-0 in questa stagione nel match interno contro il Monopoli. Sgarbi, doppietta di Patierno e gol di Armellino.